Questo appuntamento vi è offerto da Già che ci sei. Il nome nasce per caso da una battuta tra amici. A Cartura, in provincia di Padova, ora una cucina che profuma di ambiente familiare. Già che ci sei, un'attività che si tramanda di padre in figlio. La signora Claudia con il signor Settimo ed il figlio Enrico vantano infatti una esperienza trentennale nella ristorazione. La vera passione è onorare le materie prime. Dal pesce l'occhio attento su tutte le specialità. Dai spaghetti allo scoglio al risotto nero di seppie. Dal pesce fritto alla paella. Ah, già che ci sei, tante nuove idee per realizzare gustose ed originali pizze, rigorosamente sfornate dal forno a legna. Al ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, se arrivi in atteso, mangerai bene. Se prenoti, sarai trattato da re. Chiama dunque allo 049 955 6070. Sportivi, buonasera, buonasera, ben ritrovati. Soprattutto la coppia Falferri Russi si ricompone questa sera perché c'era stata una separazione momentanea venerdì scorso per vari impegni. Io, il sottoscritto, ero impegnato, invece Paolo Inquadrato era influenzato, segno che talvolta l'età fa brutti scherzi. Ma qui a Dilettanti in Gioco, ore 21 puntuali, c'è il gioco delle coppie, che dove Motta sta a Piccoli come Falferri sta a Russi, quindi il gioco delle coppie si è ricomposto. Ma andiamo subito con gli ospiti di notevole qualità, di tanta qualità veramente. Abbiamo il Michele Marton, presidente dell'AIAC di Venezia, che non è un acronimo, sì, ma è l'associazione italiana allenatori di calcio. Al suo fianco abbiamo Tommaso Franzoso, consigliere, sì, dell'omonima ovviamente AIAC, e in procinto di diventare anche vicepresidente o quant'altro, perché i gradi sono quelli che sono, anche i miei meriti soprattutto sono quelli che sono. E passiamo ovviamente all'onnipresente Giampiero Piccoli, che domani avrà un grandissimo appuntamento. E abbiamo due appuntamenti importanti, Giampiero, in questo weekend. Abbiamo, sì, le famose elezioni, nonché anche 1/16 dicembre le famose, certo, liste di, certo, trasferimento dei calciatori, certo, un mercato molto attivo. Ne parleremo anche, ciao, con Paolo Falferri, che investe anche di DS. Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Io colgo l'occasione, Giampiero, per prima di passare ai graditissimi ospiti, per aprire un tema abbastanza importante inerente a questa lista di trasferimento dei calciatori, no? Se vuoi anche fare un ragguaglio, un rammento delle regole. No, diciamo, le società sono già al corrente dal 1 al 16 dicembre, tutte le società che adesso hanno visto un po' la classifica, chi magari ha bisogno di rinforzarsi e quindi per evitare la zona retrocessione, chi invece magari è ancora lì in zona UEFA che tenta di poter fare il salto diretto della categoria superiore, si stanno un po' guardando intorno ed è il periodo giusto, il famoso mercatino, lo chiamo io, di riparazione dall'1 al 16 dicembre, e quindi cioè, siamo proprio nel momento di vendo, compro, acquisto, vendo, prestito, come le agenzie immobiliari. Io ne approfitto, Giampiero mi ha dato proprio l'occasione molto gradita, mi è gradita, noi abbiamo una trasmissione dove non abbiamo peli sulla lingua. Io vorrei ringraziare la società Torre in particolar modo, perché so per certo che è una di quelle società che non pone l'ostruzionismo alla cessione dei giocatori. Questa è una cosa molto importante che permette anche ai giovani di giocare, soprattutto di non stare fermi al palo un anno, il che può comportare dei problemi. Onore al Torre, bisogna anche dire le cose positive. Ci sono anche altre società, ricordiamo. Esatto, sì, io ne menziono una, diciamo, per diretta conoscenza, certo, però so che altre si comportano in maniera molto corretta, e questo va detto e va menzionato. Io passo la palla a Michele Marton, presidente dell'AIAC di Venezia, per illustrarci un po' cosa rappresenta questa associazione. Allora, diciamo che l'Associazione Italiana Allenatori Calcio ha una sede, praticamente la sede a Coverciano,
Naturalmente noi siamo semplicemente, tra virgolette, presidenti di sezioni, perciò siamo presidenti provinciali. E quello che rappresenta in questo momento qua sicuramente è l'allenatore. Okay? Diciamo che abbiamo in primis, siamo nati come sindacato, diciamo, dell'allenatore. Però in questo momento qui, da qualche anno a questa parte, ci siamo indirizzati, abbiamo preso un'altra direzione praticamente e stiamo dando anche altri servizi. Uno dei servizi importanti che abbiamo dato in questi ultimi anni, per esempio, è il legale gratuito e i fondi di solidarietà che vanno agli allenatori che praticamente si trovano in difficoltà, ma in difficoltà per obbligo, tra l'altro, perché magari è successo che la società è fallita o quant'altro. Perciò è una bella cosa che prima... Fai bene a dirlo, Michele, perché questo dimostra anche che c'è una certa sensibilità e vicinanza verso gli associati. Non è poi tanto scontata questa cosa, quindi è un'iniziativa che va giustamente evidenziata. Assolutamente sì, anche perché in questo momento che diciamo viviamo un momento di difficoltà sociale oltretutto, troviamo molte società, che Piccoli tra l'altro lo può confermare, molte società che sono in difficoltà tra l'altro. Sì. E perciò questa è una parte di garanzia, diciamo, per quanto riguarda gli allenatori. Però dopo c'è tutto un iter che ci vado io. Di adempimenti dietro. Molte società, mi corregga se sbaglio, sono in difficoltà anche per gestioni sbagliate passate, dove hanno fatto magari acquisti, hanno voluto spendere di più quello che potevano spendere, hanno comprato giocatori, sono andati sui mercati, sbaglio questo, ma ci sono quelle piccole società dove hanno anche avuto realmente, sono veramente in difficoltà perché vivono con le loro quote, ma ci sono società, non facciamo nomi perché non è corretto, dove hanno sperperato, si trovano al sponsor principale a sparire e adesso sono veramente in difficoltà lasciando a piedi tanti ragazzi. Soprattutto. Sì, è vero, volevo agganciare. Tutto insieme, diciamo, veramente chi fa gioco forza con questi ragazzi, con le squadre e chi ha sperperato per anni e non avendo più lo sponsor. Il problema è vero, però il problema diciamo sussiste perché molto probabilmente abbiamo trascurato i settori giovanili. Benissimo, bravo. E questo aspetto qui lo stiamo pagando adesso, come tutte le cose si pagano dopo. E purtroppo basta vedere, tra l'altro, mi insegnate voi questo, basta vedere tra l'altro le società di Serie A. La società diventa un fiore all'occhiello, diciamo, o diventa, arriva alla bocca di tutti quando ha tre solamente o quattro solamente stranieri in campo. Particolarità notevole. Visto, Michele, hai aperto un tema sul quale ci siamo soffermati parecchie volte. Passo la parola a Tommaso Franzoso, so che sei stato allenatore, ma soprattutto abbiamo scoperto questa sera, e vogliamo la tua risposta sincera, ma so che ce la darai, che sei stato l'esaminatore di Paolo Falferri, un semplice apriporta del corso all'epoca. Perfetto, ma noi vogliamo sapere qui in diretta com'è stato l'allievo Paolo Falferri. È stato un primo gruppo che... Tommaso. 2009. Nel 2009 è stato veramente una bella avventura, una bella storia, perché per la prima volta, grazie anche al qui vicino a me presidente in carica attuale del nuovo mandato, Michele Martone, abbiamo iniziato il primo corso in tutta Italia AIAC, quindi Associazione Allenatori che fa i corsi, e loro sono stati i primi... Hanno fatto da cavie per modo le prime di dire... Le prime cavie, e credo che sia stato uno dei più bei corsi, ne parliamo sempre ancora oggi, anche quando i ragazzi ci trovano, ricordo alcuni nomi, lui, Giuman o altre persone... Mauro Vecchiato, Ivan Galante. Quello era un corso, se ti ricordi, Michele, che era il primo anno che insegnava... Sì, Michele, allora... su quel corso là, voi mi correggerete, sono 40 le persone che vengono assunte più o meno sui corsi, e io ero
con la graduatoria del 45esimo c'era il mister Argiolas, che è il mister che era il selezionatore di tutto, ha detto: guardate, la prima cosa che ha detto, io non seleziono per graduatoria, ma come decido io. Lui come ha deciso di fare le cose, secondo me è giusto, perché eravamo in campo a Marghera, un aeroporto, ha detto: ragazzi, adesso cominciate a correre, cominciate a tirare in porta e cominciate a fare i tiri. Un vero e proprio allenamento. Cioè, io a me è andata bene, sono sceso di 10-12, perché davanti a me c'erano persone, senza offesa, 10 kg nella partita. No, di posizioni. però chi era in sovrappeso, chi aveva un aspetto non, senza offesa, non piaceva, il mister ha fatto quella scelta là e non li ha presi. Mi sembra che ne abbia scartati 6-7. Sì. Vero? Di primo ricordo, sì, prima Chito, lui nella graduatoria, loro erano forse ventesimi. Quindi hanno fatto una scrematura, certo, veramente, sì, sulla meritocrazia, diciamo. E quel corso là, io mi ricordo di Michele, che era il preparatore atletico, che si erano stati amici. È stata veramente una selezione durissima, è stato un corso duro, però alla fine mi ricordo che andavamo là a Mestre, eravamo presto verso le 5, stavamo là, si mangiavano una cosa disastrosa. Sera, mi sembra, fino alle 11, ma ti dico una cosa che... Posso ricordare un avvenimento importante, scusate, proprio in rappresentanza degli allenatori, c'è la panchina d'oro del calcio veneziano 2015-2016. Il 19 dicembre, lunedì 19 dicembre, appuntamento, sì, importantissimo, panchina d'oro del calcio veneziano a Villa Patriarca a Milano. Ricordiamo l'appuntamento, appunto, 19 dicembre, lunedì, a Villa Patriarca, appunto, a Milano, panchina d'oro del calcio veneziano. Però abbiamo un altro allenatore, Giampiero Piccoli, no? Abbiamo ex allenatore, no, Giampiero? Sì, no, ex ormai da 3 anni sono. Non ti ho domandato, sì, l'anno, non ti ho domandato l'anno del Patriarca. No, ma te lo dico io, 1983 sono andato a Verona ed è stato l'anno prima che il Verona vincesse lo scudetto. Ah, è stato molto bello, perché insieme ad altri 3 allenatori con una 127 diesel passavano dietro alla stazione di Padova alla Cella, mi prendevano su. Ti ricordi i nomi, Giampiero? Posso domandarti? Sì, Augello da Venezia, Tavella Orfeo da Vigonza, il sottoscritto, e poi uno che veramente non me lo ricordo, da Schio. Andavamo in stazione a Vicenza, veniva giù col trenino da Schio e noi alle 14.45 eravamo nell'antistadio del Bentegodi a vedere l'allenamento di Osvaldo Bagnoli, perché il corso iniziava alle 17.30. Sì, diciamo che abbiamo imparato molto. 1983, dopo le varie peripezie da allenatore, sono stato anche responsabile per le rappresentative provinciali di Padova fino al 2013, quando poi sono diventato delegato a Padova. E quindi, un appuntamento romano importante. E devo essere sincero, vedo poco calcio e tante carte, tanti problemi, forse tanti contatti con le società, ma il calcio giocato non so perché, non lo vedo più. Passo la domanda al presidente Michele Marton. Chi meglio di Michele non può dirmi cosa deve avere un allenatore, le caratteristiche peculiari di un mister, le principali quantomeno. Allora, la domanda spinosa, Michele, ma so che te la cavi bene. Diciamo, non è che sia spinosa, è che l'allenatore non viene plasmato, diciamo, con un pezzo di pongo, viene costruito con delle caratteristiche. Fare l'allenatore è molto difficile, soprattutto mi oriento verso i settori giovanili. Diciamo che noi stiamo parecchio lavorando a Venezia con gli allenatori per fare in modo che abbiano una competenza particolare per il trattamento che va indirizzato ai settori giovanili. Allora, diciamo che in questo momento qui, soprattutto nei settori giovanili, troviamo ragazzi che non è che i ragazzi non siano più quelli di una volta, e questo lo evidenzio sempre, ma siamo noi adulti che siamo diversi di quelli degli adulti di una volta. E vediamo oltretutto che questi ragazzi, tra l'altro, si trovano, a differenza di noi, in composizioni particolari familiari. Ora ci sono i ragazzi che sono nelle famiglie, perciò figli nelle altre famiglie.
Famiglie allargate. Famiglie allargate. E questa cosa qui è logico che comporta anche difficoltà e soprattutto... Nella gestione, se interrompo, nella gestione anche dei rapporti interpersonali. Assolutamente. E perciò di conseguenza diventa difficile fare l'allenatore, soprattutto nei settori giovanili. Ed è per questo... Difatti, Michele, scusami se ti interrompo. Sì, sì. No, intanto volevo ricordare che a proposito della panchina d'oro saranno presenti le telecamere di Caffè TV 24. Ecco, ci tengo a precisare, ci sarà una diretta apposita. Scusami Michele se ti ho interrotto. Mi ha anticipato la domanda, bravissimo, dopo la sposto anche però a Tommaso, perché la domanda sull'aspetto del allenatore barra psicologo. Sì, allora... mi ha dato l'assist e io te l'ho... ma questo qui è un argomento che poi sicuramente ne avrà Tommaso, modo di parlare Tommaso, che lui oltretutto... Ci andrà anche Tommaso. Che lui oltretutto è dottore e certo. Proprio laureato in psicologia. Però noi come AIAC ci siamo avvicinati molto all'aspetto della figura del psicologo, proprio per cercare di portare, soprattutto nei settori giovanili, quella competenza e far conoscere anche questa competenza all'allenatore, affinché appunto ci sia una miglior gestione e una miglior crescita dei ragazzi. Ecco che allora proponiamo e cerchiamo sempre di fare in modo che l'allenatore possa essere abilitato nei settori giovanili. Che abbia una sorta di, ma diciamo, di patentino... una formazione soprattutto, perché non è detto che quelli che non sono abilitati siano incapaci, attenzione, diciamo che non è la patente che fa il bravo guidatore, autista. Ma sicuramente avere una base, una formazione, avere più nozioni e mettere in discussione anche le cose che ognuno di noi sa, perché non è che siano oro colato le proprie cose che si sanno. Bisogna sempre mettersi in discussione l'allenatore che non è curioso non fa strada. Io sposto la domanda velocemente a Tommaso Franzoso, che ho saputo essere psicologo, per cui chi meglio di lui non può aggiungere... quant'altro, la parte esaustiva che già mi ha detto Michele. È uno dei punti fondamentali sui quali noi stiamo lavorando da anni e sui quali io personalmente, anche come professionalità, come professione, mi permetto di dire, cerco sempre di mettere anche quando alleno, quando le competenze, proprio la valorizzazione del ragazzo. Soprattutto l'aspetto umano, l'aspetto relazionale, ma soprattutto perché abbia l'opportunità di crescere non solo come un grande sportivo, ma soprattutto come una grande persona. E questo ha la necessità soprattutto di dare dei valori, perché ogni ragazzo deve avere dei valori e questo è un momento la nostra società, come sappiamo, non ha molta la capacità di dare questo. Sì, non ci soprattutto... sono tanti... Esempi da seguire, quindi allora, la vostra funzione è anche quella di dare un quello esempio. Che noi vogliamo dare è proprio delle competenze che possono permettere ad ogni ragazzo che cresce innanzitutto di mantenere i tempi del proprio sviluppo e non di bypassarli pensando che possa essere un campione, bruciare le tappe, ma soprattutto anche di valorizzare quelle che sono le sue caratteristiche di personalità e di gioco, perché non si parla più di una... apprendimento di tecnica, non si parla più di prestazione, ma si deve parlare di un apprendimento intelligente, cioè qualcosa che dia l'opportunità all'individuo, al ragazzo di avere una propria identità, perché poi sia al centro dell'attenzione di quelle che sono poi le agenzie educative. Sfruttare proprio le sue caratteristiche peculiari. Le agenzie educative che sono la famiglia, la scuola e la società, in questo momento qua si parlano poco. Dovrebbero parlarci un po' di più e soprattutto dovrebbero lavorare in sinergia molto di più. Ecco un po' trasversale quello che il Presidente e che con il suo staff e io nel mio piccolo come psicologo dello sport cerco di fare tutti i giorni. Anche perché la tua funzione è importantissima. E a proposito di psicologo, sì, anche i primi fammi messaggi, salutare. Ecco, complimenti per la trasmissione. Chi abbiamo? Perfetto, grazie. Noi siamo sempre, grazie a Mario, mi sembra. Noi siamo molto contenti, ovviamente. Eccolo qua, abbiamo la messaggistica. A proposito di psicologo, fatemi salutare il numero uno, psicologo Alessandro Tentamazzi, sempre presente, sempre disponibile per tutti i corsi indetti dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. C'è bisogno di psicologia, infatti abbiamo la nostra giornata da dimenticare, la nostra rubrica, quindi a proposito di psicologia, e adesso va in onda subito la sigla. In
impresa Onoranze Trasporti Funebri Brogio. Servizi funebri completi convenzionati con il Comune di Padova. Abilitato il trasferimento salme da abitazioni, cremazioni, specializzato in lavori cimiteriali, loculi, lapidi, fioreria propria per ogni occasione. Reperibilità 24 ore su 24. Impresa Onoranze Funebri Brogio. A Padova, a Cadoniche e a Vigo d'Anzare. Beh, oggi, amici sportivi in ascolto, l'ho lasciata proprio a Paolo. Vai Paolo, cosa hai scelto oggi? Guarda, a Teste contro il Colliugani, un derbissimo. Praticamente la Teste perde in casa contro il Colliugani. Un scivolone che, insieme al pareggio del San Pietro, porta quattro squadre in vetta alla classifica, praticamente azzerando tutte le possibilità della tua famosa zona UEFA, a trovarsi tutti possibilmente a essere primi in classifica. Penso che sia stato, insomma, una cosa, un campionato molto interessante. Ne approfitto un secondo. Si anche preso... due Paolo. No, me ne basta uno per fare le condoglianze alla squadra brasiliana che è deceduta. Per noi, come da sportivi, siamo toccati tutti. Bravo. Molto. Aspettavo questa, certo. Perché si è mosso il mondo da Ronaldinho a persone che si sono praticamente dedicate gratuitamente a finire il campionato con loro. Penso che sia specialmente per noi italiani che veniamo dal grande Torino. Sì, esatto, quindi... è stata una cosa che a me personalmente non sembrava non interessasse, mi ha toccato. Vorrei in fondo. Vorrei aggiungere che anche il Papa proprio ieri, parlando di questo, ha menzionato. No, ma sai, ha giocato proprio una partita con San Lorenzo in semifinale, la squadra del Papa. Esatto, così. E oggi non nuova la squadra ha ceduto la coppa dell'anno scorso. Sì, vero. Ha dato la Coppa come gesto, penso, calcio anche dei valori, sì. Diciamo. Buono. Bene, grazie. Allora, la diretta incombe anche i tempi. Prima di andare in pubblicità, ricordiamo che lunedì compie gli anni il nostro regista Davide, quindi facciamo tanti auguri da parte di tutti noi a Davide, che ci supporta con la pazienza, ci supporta appunto. E offrirà una cena. Una cena a tutto il studio. È stato casuale. Siamo già in nota. Possiamo andare pronti in pubblicità. Tabellini. Andiamo con i tabellini. Andiamo in tabellini. Vai che andiamo. Rapidamente, quindi andiamo subito con i tabellini che verranno messi in onda. Ah, ecco. Eccolo qua. Allora, Giampiero. Vai che andiamo con Michelotto Gomez, girone eccellenza, girone A. La sorpresa purtroppo è stata che il nostro Pozzonovo perde fuori casa 2-0 con l'Ambrosiana. Derby al vertice, e purtroppo l'Ambrosiana ha fatto la sua, ha vinto un 2-0. Anche la Piovese. La Piovese ha perso, esatto, sì, anche lei pur fuori casa, però un 2-1. Vediamo un altro girone. Ecco, il girone di eccellenza, girone A, sì. Andiamo la classifica. Abbiamo già messo la classifica. Sì, sì. Ecco, vediamo l'Ambrosiana con la vittoria si porta prima in classifica, il Pozzonovo secondo e la Belfiorese con la Cleodese sono là nella zona UEFA. Bene. Ovviamente Paolo, quando andiamo nel veneziano interroghiamo. Siamo nel veneziano. Abbiamo già il veneziano della Cleodese. A Michele fa una domanda specifica sulle squadre. Andiamo, eccolo qua. Girone Vinnai del nostro amico Vinnai, girone eccellenza, girone B. Ecco, il Borgorico ha ripreso un po' di fiato battendo il Favaro. Il Saonaro, pessima sconfitta, giocando molto male in casa contro l'Istrana. E lasciami dire, Cornuda-Crocetto, sì. Ecco, il Cornuda ha vinto, però sappiamo un po' della situazione critica del Treviso. Certo, staremo bravo, a vedere cosa succederà, non vorrei che avessero proprio mollato e sono in attesa di una nuova proprietà societaria. Ma questo è già un po' dall'inizio che sono in difficoltà, per la società. Una volta non Paolo Farferri ha visto giusto l'inizio. La sconfitta, esatto, contro la Liventina. Andiamo con la classifica. Certo, San Giorgio Sedico, pur perdendo, mantiene la vetta della classifica con un buon margine contro la Liventina, che appunto ha vinto domenica. E il Treviso, speriamo che si riprenda, perché sarebbe peccato buttare via un campionato. E là a ridosso con la Lia Piave. Penso che il Saonara ne avrà, purtroppo andrà molto in difficoltà, scenderà ancora. Non per fargliela. Martellago è squadra di Michele Martò. Guarda, il Martellago, ti dico francamente, visto che è una società molto vicina a casa mia, diciamo che ho un occhio di riguardo per questa società qua, perché lì c'è un bravo allenatore. Chi mi è? Piace Vianello Matteo. Ah, Vianello, vabbè. Sì, mi piace, ha fatto veramente un paio di campionati eccellenti.
fatto due promozioni, e diciamo è un altro degli allenatori che è venuto fuori dai nostri corsi Ajax. Sapevo che mi chiedevi il formato. E ricordo anche che con una concetta e Strana giocheranno il 14 dicembre. Bene, molto andiamo bene. La con la promozione. Promozione girone C dell'Ital Flor. Ecco qua, esatto, continua la buona salita del Mestrino, vincendo 1-0, continua a salire. E l'Arcella vince un'ottima partita, seppur con un punteggio risicato ad Olo. Coppia di testa, Paolo? E la coppia di testa, la vediamo Torre, adesso. Torre, tu vuoi che ti dica sempre il Torre, lo sai. C'è anche l'Arcella. E c'è anche il Portoviro. Andiamo con vediamo la classifica. Dai. No, diciamo che il Torre è un'ottima vittoria a Portoviro, quindi non dimentichiamoci. Sì. E io avevo detto prima della trasmissione che secondo me il Mestrino alla fine la spunterà, non dico per la vittoria del campionato che abbiamo dato scontato a tutti per l'Arcella, ma non è così scontata. Anche a me hanno detto il Mestrino. Io l'ho visto giocare, è una gran bella squadra. E ti dirò, Giampiero, che non è di meno, sappiamo le potenzialità che ha l'Arcella economica del presidente, non dimentichiamoci che il Bonollo Mestrino è in salute sia economica che anche hanno un grande allenatore, Broca, che penso... Ti interrompo, Paolo, scusami, prima di andare veramente in pubblicità, veramente, salutiamo Yolanda, Francesca e Alice che ci seguono sempre da Marghera con la mamma Alessandra. Molto adesso bene. Possiamo proprio andare in pubblicità. Bene. L'associazione commercianti Punto A della città di Albignasego vi aspetta per festeggiare il 10° Natale insieme. Domenica 11 dicembre, negozi aperti, bancarelle, mercatini natalizi e animazione tutto il giorno. Zampognari, sbandieratori e Luna Park per il divertimento di grandi e piccini. Domenica 11 dicembre in Piazza del Donatore nel pomeriggio il gran concerto del coro gospel Up. Non mancate domenica 11 dicembre. La città di Albignasego vi aspetta al 10° Natale insieme. L'impresa funebre Alibardi di Gianni e Franco è presente dal 1948 nel settore delle onoranze funebri. Offre quindi il massimo dell'esperienza necessaria nell'organizzare qualsiasi servizio funebre. Sarete assistiti da un personale qualificato e serio che vi aiuterà a scegliere la soluzione migliore per voi e per la persona che è mancata, rispettando il delicato momento. L'agenzia garantisce la propria assistenza e consulenza 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, per pratiche e servizi di onoranze funebri su tutto il territorio nazionale. L'impresa funebre Alibardi è a Noventa Padovana, in via Valmarana 20, con telefono 049 62 52 78, oppure a Padova in zona Arcella, in via Bonazza numero 75, con telefono 049 60 41 70. www.alibardiimpresafunebre.com. CAPA, Consorzio Revisione Veicoli, opera da più di 10 anni a Padova in via San Marco 47, in quartiere San Lazzaro, zona IKEA. CAPA fornisce un servizio altamente qualificato e professionale per la revisione dei veicoli, motoveicoli e anche tricicli. Il consorzio è costituito da più di 20 imprese artigiane appartenenti al settore delle autoriparazioni che si sono unite per garantire alla propria clientela, oltre al servizio di revisione, anche un'attenta e meticolosa messa a punto dei veicoli. CAPA, Consorzio Revisione Veicoli, fornisce anche un efficiente servizio di noleggio auto. Per informazioni su tutti i nostri servizi 049 80 78 411 oppure tramite il nostro sito internet www.caparevisioni.it, mediante il quale è possibile effettuare la prenotazione della revisione anche online. Per fortuna a Padova c'è il CAPA. Promi Stamp di Meneghello e CSNC, specializzata nella produzione di accessori per abbigliamento, calzature e pelletterie. Una grande struttura all'avanguardia con oltre 20 anni di esperienza per la creazione di gadget, portachiavi, oggettistica e articoli di ogni genere. Alla Promi Stamp, quando nasce un'idea, si sviluppa, cresce e il prodotto finito si concretizza in un vero e proprio gioiello di bellezza. La Promi Stamp, con un proprio ufficio di progettazione formato da tecnici altamente qualificati, è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di mercato. Macchine e attrezzature tecnologicamente avanzate, con il personale preparato in tutti i reparti, fanno della Promi Stamp di Vigonza una moderna azienda a livello nazionale. Il fiore all'occhiello con importanti realizzazioni di marchi e firme prestigiose a tiratura illimitata. Promi Stamp, in zona artigianale a Peraga di Vigonza, Padova. Telefono 049 89 33 051. In
questo periodo di incertezza economica e di stravolgenti cambiamenti, diventa fondamentale crearsi tutele e certezze. Noi della Voltan Assicurazioni, del gruppo Unipol SAI, possiamo garantirti soluzioni efficaci per salvaguardare i tuoi beni, crearti una pensione e per proteggere la cosa per te più preziosa, la tua famiglia. Voltan Assicurazioni, le agenzie vicine a casa tua. Rivolgiti con fiducia nei nostri uffici di Albignasego, Legnaro e Piove di Sacco, professionisti da mezzo secolo. Direttamente a casa vostra, le informazioni utili, i suggerimenti, i consigli degli esperti e le novità del settore. Divani d'arredo. La società Divani d'arredo di Torniero e Zenzolo nasce nel 1996 dall'esperienza ultradecennale dei soci Torniero Ugo e Zenzolo Luca. Nel corso di questo decennio, la società, pur conoscendo una continua fase di espansione, ha saputo mantenere tutte le qualità tipiche di un'azienda artigianale. Qualità del prodotto, cura dei particolari, servizi connessi alla vendita dei prodotti, consegna, montaggio, assistenza, creazione su misura. Tra le peculiarità della Divani d'arredo si ricorda la produzione di divani con il metodo Capitolé o la riparazione di poltrone e complementi d'arredo di carattere storico. Alla Divani d'arredo, la soddisfazione delle esigenze dei clienti è motivo di vita della stessa società. Un consiglio da non perdere. Divani d'arredo, una garanzia assoluta in casa tua. Una firma prestigiosa per sempre. Divani d'arredo, solo a Campo San Martino, Padova, in via dell'Artigianato 23, telefono 049 96 30 866. Aperto anche il sabato pomeriggio con speciali offerte su tutta la merce in esposizione. Autolavaggi Tris, una sicurezza per la tua auto. L'azienda svolge attività di lavaggio auto e self-service ad Albignasego, Padova e Piave di Sacco. Self-service e box fai da te, unici ad avere 3 fasi su 4 ad acqua calda. Gli impianti dispongono di aree aspirazione e vendita di prodotti in self-service. Per la pulizia di interno auto si usano esclusivamente prodotti di alta qualità MAFRA. Autolavaggi Tris, nuovo e grande il tunnel dotato di spazzole antigraffio e con speciale trattamento di lucidatura. Affidati agli autolavaggi Tris dei Fratelli Viale, centri benessere per la tua auto, nei punti di Albignasego, Statale 16, Piove di Sacco dietro il centro commerciale, a Padova via Po, uscita autostrada Padova Ovest. Autolavaggi Tris, e anche la tua vecchia auto ritorna come nuova. Bentornati in studio, 40 minuti già passati, dovremmo avere un messaggio per Michele, dovrebbe, eccolo qua, abbiamo un messaggio che vado a leggere. Complimenti per la trasmissione, state migliorando la settimana, ok, quello di prima, buonasera, siamo la famiglia del presidente Michele Marton, complimenti poche, perché oltre ad essere il grand'uomo serio nel suo lavoro, è soprattutto un grand'uomo di cuore e sempre disponibile, pronto a combattere per quello per il quale crede sempre e comunque. Complimenti anche al suo braccio destro, il dottor Tommaso Franzoso, un abbraccio, complimenti per la trasmissione. Io ringrazio ovviamente, questo qua è un messaggio che dovete gustarvi tutti e due, quindi noi ci uniamo anche in un applauso, diciamo, virtuale a Michele Martone e a Tommaso Franzoso, vuol dire che stanno seminando molto bene. Io mi sposto proprio alla protagonista, ai protagonisti di questa sera, perché non vogliamo dare visibilità ai nostri ospiti, a Michele, per domandare se ci sono corsi di allenatori e soprattutto anche sul discorso tesseramento. Magari prima di parlare con il presidente diamo una brutta notizia, l'Inter perde 2-0. Ecco. Non è uno scoop, magari Paolo qua dobbiamo essere imparziali. Io ringrazio il tuo amico Paolo, lo ringrazio molto. Deve essere uno scoop. No. Hai visto? Non è scoop. Potevo darmi un bel scoop. Diamo la parola al presidente. Torniamo a cose migliori. Presidente, a lei. Milanista. Prego. Non so se avete capito, ma lo studio è tutto rosso nero, prego. Beh, è uno dei motivi per cui vengo volentieri. Bene, presidente. Senti Agostino, che è juventino, che è diventato tifoso del Genova. Agostino, anche vai alla maglia del Genova. Vai, diamo la parola allora, Michele. Vai. Allora ti ringrazio proprio per questa domanda, perché i corsi, sai che per quanto riguarda l'Ajax è il piatto forte, diciamo, anche perché adesso ne facciamo uno, ne viene fatto uno a Vicenza proprio nel mese di gennaio, tra l'altro, e la particolarità di questi corsi ora è questa, che
praticamente una volta per noi era più facile, diciamo, come tempistica. Ora per riuscire ad avere l'abilitazione UEFA B c'è la frequentazione di tre mesi di corso. Vuol dire fare una settimana sì e una settimana no. I costi naturalmente sono lievitati, perché per fare un corso UEFA B ci vogliono almeno 800 euro. Però la particolarità è che ogni qualvolta uno si affida al corso, non c'è solo un aspetto economico, ma in questo momento che anche, diciamo, c'è difficoltà per quanto riguarda lavoro piuttosto che familiare, deve lasciare in disparte per tre mesi, perché la testa è concentrata lì, la famiglia e anche il lavoro. È molto impegnativo. È molto impegnativo ed è per questo motivo che noi come Ajax stiamo cercando di fare in modo, ed è, l'ho trascritto appunto nel mio programma 2017-2020, perché da 10 giorni circa sono stato rieletto di nuovo presidente. Quindi ti facciamo anche i complimenti. Grazie. Michele, nella tua modestia non ce l'avevi neanche grazie. Detto. Quindi... Diciamo che il terzo mandato, oltretutto. E posso interromperti dicendo che allora è ovvio che calzasse a pennello quel messaggio, però adesso iniziamo anche a capire e a conoscerti. Sì. Per cui... E perciò di conseguenza, come ti dicevo prima, stiamo proprio cercando di fare in modo che le società di calcio si affidino a allenatori abilitati, proprio per la frequenza che sono dovuti per ottenere l'abilitazione e soprattutto per l'impegno, per tante cose che vengono, tante cose che vengono messe in parte. Ti ringrazio Michele, come al solito molto puntuale. Dovremmo avere ancora i tabellini bene. Ecco qui i tabellini. Oh, prima categoria girone D, Maurizio, Paolo Falferri e Giampiero. Dell'amico Benedetto, ricordiamo sempre con l'intervento dei due veneziani in studio. Sì. Qua siamo più verso la bassa. La bassa. Comunque, arriveremo. Beh, vai, qua vai, c'è Paolo. La vittoria del Porto Tolle in casa 3-0. Una buona vittoria dello Scardovari a Medio Polesine e l'Atletico Conselve, ci sono diversi pareggi e fatalità. Fiesese Mosè 2-2, un 2-2 dell'Atletico Conselve e il Boara Pisani, Ponte Cor, Castelbaldo, bravissimo. Castelbaldo Masina, buonissima vittoria. Eccola qua, sì, dai. Scardovari, anche qua, 6-7 squadre sul giro di 3-4 punti, la zona UEFA... è per tutti, quindi non c'è, e anche là in fondo alla classifica purtroppo l'Union Vice penso sia una, meno che non faccio un mercato alla Juventus, diciamo così, ma la vedo dura è dura, salvarsi. È dura. Sorte già segnata. Sì, vediamo, ecco, prima categoria girone E, del Zanon Infissi. Amico Florio. Esatto, un'ottima vittoria dell'Albignasi, che torna alla vittoria. Qua c'è una sconfitta del Maserà contro il nostro Vigo Limanese Prisco e un'ottima vittoria, se non che sofferta, dello Janus a Fossò. Quindi diciamo che... Prego, Gian Piero. Ma lo sai chi è la sorpresa, secondo me, di questo giro? L'Union Cadone. Non sì. L'abbiamo mai proprio mai presa data. In considerazione. Ha battuto il 2 stelle, non dimentichiamo. E andiamo con la classifica perché... Sì. Si trova lì nella piena zona UEFA, se non che diciamo alta classifica. Perché anche qua diciamo che sono dal Fossò... anche la città di Mira non la dimentichi, non la lascerei via perché fa di buoni risultati. Alla Vigo Limanese farà parte di quelle squadre che spenderà molto nel mercato e ci sono già dei nomi nonostante molto importanti. Ecco, la delusione di questo girone potrei dire che l'ho seguita personalmente, il Maserà, dove che è partita con ottimi, probabilmente la società, ci sono delle cose là secondo me che non sono girate perché la voglia c'è di far bene, ma lasciami spendere una parola in più. Non mi piace quei 15 punti. Notte dolenti, secondo me, Andisci e Spera, Rumano e Piazzola, che l'anno scorso le vedevamo non solo alla sinistra dei vostri teleschermi, ma anche nella parte alta. Beh, come il Campodoro Limena, che è una neopromossa, però Giampiero... Va bene. La salvezza della andiamo salvezza. Pure con l'ultimo momento dell'amico Romeo, che salutiamo. Ecco qua, il pareggio del Mottinello. 1-1 e un buon risultato diciamo della Luparense. Esatto, la Luparense ha vinto 3-0 schiacciante contro il Carmenta e il Salvatronda va a vincere fuori casa della Fontanivese. Vediamo la classifica perché qua Giampiero c'è una piccola secondo me una piccola fuga degli Juventini Laghi che secondo me la Luparense non la lascerà scappare, saranno le due squadre che fino
fino alla fine andranno a giocarsi. Chiaro, ricordo solo Fontanivese Galliera, la partita che ormai è interminabile, sta partita non si recupera più, staremo a vedere il giudice sportivo perché ha lasciato in sospeso, dipende tutto anche da perché quello. Sarà secondo me sarà un risultato che servirà più per la fase salvezza, non tanto né per la UEFA, per una centro classifica, certo. Si sta dileando un centro classifica, va bene, dai. Andiamo, ecco, abbiamo un appuntamento molto importante, come se vince dallo schermo che vedete in diretta. Il 9 dicembre, quindi fra una settimana, sarà Agostino Motta a condurre la trasmissione. Abbiamo due ospiti di caratura veramente internazionale. Abbiamo ovviamente il tenore Christian Lanza, ovviamente l'uomo, e abbiamo il soprano Silvia Rampazzo. Quindi abbiamo veramente due ospiti di eccezione. Serata d'eccezione, condotta da un conduttore d'eccezione, scusate il gioco di parole, Agostino Motta, che è anche un po' il suo mese, fra l'altro, perché sì, porta un cognome che calza a pennello proprio con il mese natalizio. Ricordiamo il tenore Christian Lanza, il soprano Silvia Rampazzo, con Paolo Farferri che canterà in diretta, quindi si oscureranno le telecamere molto probabilmente. Sarà un inframmezzo di Paolo Farferri che ha cantato lo Zecchino d'Oro nell'80 e quindi deve ovviamente dar adito alle sue grandissime capacità oratorie. E andiamo ancora con i tabellini. No, i tabellini siamo già a posto. No, vediamo più. Andiamo con Michele. Forse. Allora, io vogliamo, se possiamo, prego. Presidente, mi permetta, lei ha toccato dei tasti prima che a me cari, diciamo dove lei dice puntiamo sugli allenatori del settore giovanile. Io, per esempio, da allenatore mi reputo un non buono allenatore per il settore giovanile. Perché? Perché pretendo sempre i risultati, la vittoria, no? E l'allenatore come del settore sì, però sai, l'allenatore del settore giovanile è più un educatore. Che fatica fanno i miei colleghi in questo frangente, soprattutto anche con i genitori. Riscontriamo, penso che insomma si vedrà parecchie situazioni sgradevoli, no? Noi cerchiamo sempre di fare il meglio, mentre questi genitori continuano, vanno in campo, queste cose qua. Insomma, lei l'ha riscontrato, questo presidente? Sì. E gli allenatori sono preparati a risolvere questo? Allora, questi conflitti qui, perché di conflitti bisogna parlare. Certo, proprio sono un conflitto. Proprio dei conflitti tra genitori, a molte volte, tra genitori e allenatori. Tra genitori, allenatori, dirigenti, e però c'è sempre di mezzo il bambino che ci rimette. Bravissimo. Allora, noi come AIAC cosa abbiamo fatto? Cosa stiamo facendo? Stiamo portando, grazie appunto al qui presente Tommaso Franzoso, che attraverso lui sono riuscito a avvicinarmi al CISPAT e naturalmente oltre al CISPAT anche a un altro nostro caro amico del Centro Equilibrio, sto parlando di Gianni Bonas. Stiamo portando questa figura, ok? CISPAT che sarebbe, presidente? E il CISPAT è una scuola di specializzazione che si trova qui a Padova, che naturalmente lavorano sulle malattie, cioè sulla malattie psicoterapia okay. E oltretutto fanno anche formazione di psicologi dello sport. Perciò fantastico. Di conseguenza diciamo siamo riusciti a creare un connubio. E ci siamo affiancati e stiamo cercando di portare la figura, il tirocinante, perché per ottenere diciamo il master psicologia dello sport bisogna frequentare un master e naturalmente essere in possesso di una laurea. Una volta che hanno ottenuto il master o comunque nel momento in cui lo stanno ottenendo, allora è la parte tirocinante diciamo del soggetto, noi lo affianchiamo gratuitamente, e questa è la novità, come AIAC lo affrontiamo gratuitamente a quelle società dove possono avere questo tipo di problematiche che le cavi tu prima. Bellissimo. Diciamo che questo ci permette, questa è una novità, naturalmente la sto dicendo adesso, questo permette di crescere sia l'allenatore e naturalmente attraverso le competenze che la figura, che lo psicologo ha, permette appunto di gestire e di aiutare proprio a fare in modo di eliminare eventualmente questi conflitti. Sì, no, ma ha pienamente ragione, perché come nominava prima Giampiero, il dottor Tettamanzi, io l'ho avuto sia nel corso mio e sia ho avuto il piacere di chiamarlo una sera su un'assemblea di genitori che abbiamo parlato,
una persona veramente, quando si sente parlare, ci si rende conto della difficoltà magari che ci sono sulle società, non è solo calcio, ma è tutto un insieme di cose. Questa è una cosa che le fa onore come Ajax, e ne sono fiero di partecipare. Come io vorrei ricordare ancora agli ospiti l'appuntamento importantissimo della panchina d'oro del calcio veneziano, dove sarà presente Caffè TV 24 in diretta. Quindi avremo una bellissima diretta televisiva, ricordiamo, tantissimi ospiti, fra cui Renzo Olivieri, vogliamo ricordarlo, compassati anche a Padova. Dovremo avere le immagini del nostro Germano Zerbetto, in attesa delle immagini, dovremo appunto metterle in onda. Ricordiamo anche l'appuntamento del 9 dicembre, ricordiamo il tenore Cristian Lanza, il soprano Silvia Rampazzo. Ecco, abbiamo le immagini, appunto gli highlights del... curati dal nostro Germano Zerbetto. Che salutiamo, eh? Ovviamente la partita... Buon pomeriggio, vi arriva dallo stadio comunale di Monte Ortone, dove oggi si affrontano Abano Terme e Triestina per la 13ª giornata di andata del campionato di Serie D Girone C. Passiamo subito ai tabellini. Abano Terme, quarto in classifica con 20 punti, frutto di 18 gol fatti e 13 subiti. Dall'altra parte la Triestina, seconda in classifica con 30 punti, frutto di 22 gol fatti, secondo miglior attacco e 8 gol subiti, miglior difesa del girone. Il cielo sopra il comunale di Monte Ortone è coperto, buona l'affluenza di pubblico, soprattutto di marca ospite. Tutti gli ingredienti per vedere una bella gara. Vi lascio le immagini. Ecco le immagini, abbiamo le immagini ovviamente dei nero-verdi dell'Abano che affrontano gli alabardati della Triestina. Ricordiamo appunto la Triestina nobile decaduta che poco ha a che fare con questo girone anche per la sua caratura tecnica, ma ricordiamo che l'Abano di Mister Tiozzo si sta ben comportando. Una zona della Triestina ovviamente in consueta maglia rossa e pantaloncini bianchi che fa contro appunto l'Abano che ha i colori ovviamente nero-verdi. Ancora una conclusione della Triestina ben parata dal estremo difensore dell'Abano, ancora la Triestina di mister Andriucci ancora in azione, ancora una palla che sfila al lato del portiere. Andiamo con le immagini fornite dal nostro bravissimo Germano Zerbetto, che è sempre molto puntuale, professionale. Noi salutiamo ovviamente Germano, già ospite di questa trasmissione, noi lo vorremmo ogni venerdì, ma ahimè abbiamo Germano che è molto impegnato. Siamo passati con le immagini alla seconda frazione di gioco, come si evince appunto dalla sovrascritta sul teleschermo, con l'Abano che si catapulta in avanti nel bellissimo impianto di Monte Ortone, un prato verde degno veramente di questa categoria, ma ricordiamo anche l'ottimo comportamento dell'Abano che sta veramente facendo oltre le più rose aspettative, ma soprattutto una squadra ben messa in campo anche dal DS Andrea Maniero, che sta lavorando molto molto bene. Ecco, abbiamo sempre un'azione dell'Abano e ancora... una bella difesa quella dell'Abano, sì, attenzione molto... perché ha saputo bloccare proprio gli avanti della Triestina l'Alabarda, bloccare l'Alabarda che non è che ha un attacco proprio degli ultimi arrivati, anzi è una vera e propria corazzata per la categoria. Dicevo prima, Giampiero, che poco ha a che fare con questa categoria, rispettando le altre squadre fortissime comunque dell'intero girone. Stanno ancora scorrendo le immagini della Triestina, che ha avuto un certo predominio territoriale, anche se l'Abano proprio dei grandissimi rischi non gli accorsi, ma comunque abbiamo la difesa, come dice l'estremo difensore, che la Triestina è la migliore difesa del campionato, con solo 9 gol subiti, voglio dire. Quindi... Non solo, ma era imbattuta. Esatto, era imbattuta. Sì, infatti quindi... è stata un'impresa quella dei ragazzi di mister Tiozzo, che stanno molto ben comportandosi. Di cui il DS Maniero ne parla non bene. Sì. E per cosa certa mi dice che è stato nei tre allenatori che lui ha conosciuto, tra le DS e da allenatore, lo mette al secondo posto. No, difatti abbiamo l'ossatura della squadra veramente notevole. Abbiamo ancora un'azione, adesso è l'Abano che si ripropone in avanti, e questo è l'ottima realizzazione di Ferrante al minuto 7-7, con complicità un po' del portiere, con grandissima linea. Io non l'ho voluto dire perché non mi reputo così tecnico dal giudicare
dal giudicare. No, non diciamo... è questione di tecnico, lo sappiamo. No, io qua ho quattro allenatori per no, cui non posso... No, ma sappiamo che quando il pallone arriva, come in questi casi, raso terra, il portiere... E si insegna già nelle categorie, mister. Guardiamo anche il finale ginocchiarsi 1-0. Certo Giampiero, io non pongo sicuramente. Abbiamo il Siamo qui con Alexis Ferrante, attaccante dell'Abano, man of the match. Ti ho visto dopo il gol andare da mister Tiozzo di corsa a scaricare tutta l'energia che avevi in corpo. Cosa hai pensato? No, sono veramente felice per tutto quello che sta accadendo, per la vittoria, per come abbiamo affrontato la gara. Veramente contento di aver vinto e essere andato dal mister, dai compagni... veramente delle persone che ritengo veramente vere e che mi stanno aiutando anche a far bene anche a me, quindi sono veramente contento, era il gol per loro, quindi sono contento così. Senti Alex, che cosa è scattato dentro di voi? Perché paradossalmente siete rimasti in 10 e avete messo sotto la tristezza. Siamo rimasti in 10, niente, è scattato quella cosa in più, il gruppo, la squadra, essere uniti, il lavorare tanto in settimana e non potevamo buttare tutto il sacrificio che facciamo durante la settimana, quindi abbiamo dato il 101% e sono contento che abbiamo portato a casa la vittoria veramente. Bene, complimenti Alexis, un grande in bocca al lupo per te e per l'Abano e che con i tuoi gol tu possa portare l'Abano ai traguardi che merita. Grazie ancora. Grazie mille, vi ringrazio. Siamo qui con Alessandro Ballarin, mister in seconda oggi perché Tiozzo era squalificato. Alessandro, ci credevi a questa vittoria dopo che siete rimasti in 10? Sì, ci credevo perché i ragazzi li vediamo tutti i giorni a allenarsi, impegnarsi, ci mettono il cuore e l'anima come l'hanno dimostrato oggi. E ci credevo, al tempo stesso eravamo preoccupati perché di fronte a noi avevamo una signora squadra e al tempo stesso sapevamo che potevamo anche non vincerla. Un Abano partito subito alla grande, non ha corso grossi pericoli, un po' in difficoltà possiamo dire nel momento in cui è rimasto in 10, però nel momento in cui della difficoltà l'Abano stringe i denti e va in vantaggio con un super gol di Ferrante. No, sicuramente è un Abano che ha giocato una signora partita contro un'ottima squadra, lo ribadisco, che giocherà fino alla fine per vincere il campionato, però come dicevo prima ai tuoi colleghi, questi ragazzi oggi hanno dimostrato un cuore, una voglia, una determinazione incredibile. L'ultima battuta, ho visto mister Tiozzo a squarciagola sopra la panca che era espulso oggi. Quando è entrato in spogliatoio, cosa vi ha detto a fine partita? Non so se abbia ancora la voce il mister, ma penso che il mister sia il motore di tutto questo. Ecco, se i ragazzi hanno mostrato questa voglia, questa determinazione, questo cuore, lo si deve proprio a lui perché è un trascinatore. Bene, un grande in bocca al lupo Alessandro, a te e salutami mister Tiozzo perché l'Abano possa ottenere quelle soddisfazioni che merita. Grazie ancora. La ringrazio, crepi al lupo. Mister Antonio Andreucci, allenatore della Triestina. Mister, oggi è caduta l'imbattibilità, ma soprattutto in un momento in cui eravate 11 contro 10. Ma chiaramente la volontà e la voglia di vincere la partita, abbiamo avuto troppa fretta in quel momento là, quando l'Abano era alle corde, noi... Sicuramente avevamo una grande intenzione di portare a casa i tre punti e in quel momento là abbiamo più pensato a fare gol che non a stare attenti. Su un contropiede ci siamo fatti castigare. Credo che abbiamo avuto diverse occasioni, abbiamo tirato molto in porta ma non siamo riusciti a concludere in maniera positiva. L'Abano ha giocato con grande determinazione. A noi non è bastata una maggiore tecnica e anche il secondo tempo un maggior predominio. Per cui bisogna ripartire da domenica, abbiamo una grande opportunità, ma non tanto perché viene il Mestre, quanto di riscattarci da una prestazione che sicuramente magari non meritavamo di perdere, ma noi possiamo fare meglio. Senta mister, primo tempo buono perché comunque alla fine avete... Man-
tenuto, diciamo, l'equilibrio della partita insieme, sì, a Labano, successivamente però poi vi siete disuniti nel momento in cui Labano è rimasto in, ma, in 10. Il primo tempo è stato equilibrato, ci siamo detti che è stato equilibrato anche perché Labano ha giocato a grande ritmo, sono stati bravi loro a giocare a quel ritmo là e la partita, il primo tempo è stata equilibrata, il secondo tempo meno perché noi ci siamo riversati in avanti, volevamo vincerla e proprio nel momento cruciale in cui pensavamo di poterla portare a casa siamo stati puniti, è stato bravo il loro giocatore, ma direi che dovevamo metterci più attenzione in molte situazioni di gioco perché abbiamo fatto non so quanti cross, però questo non vuol dire, perché nel calcio non basta fare tanti cross e avere un predominio per vincere le partite, bisogna avere anche l'atteggiamento giusto, la determinazione giusta e credo che noi di qui a domenica dobbiamo recuperarla. Bene, grazie mister, un grande in bocca al lupo per domenica prossima. Grazie. Crepi, arrivederci. Bentornati in diretta, ovviamente i nostri ringraziamenti vanno a Germano Zerbetto, puntualissimo. Abbiamo due notizie tecniche. Intanto abbiamo la replica domani alle ore 16, quindi prima dello shopping, incollati al canale 95 della replica. Abbiamo anche il profilo Facebook che è 24 Sport Agostino e Piero. 24 Sport Agostino e Piero. Per non dimenticare, do la parola a Paolo e dopo giriamo a Michele. Dimmi Paolo. Ah, ecco, beh, ne approfittiamo visto che abbiamo il presidente, nonché il dottore. Quindi chiedevo sarebbe importante sapere come vengono selezionati i curriculum degli allenatori. Ci sarà una selezione, ci sarà un qualcosa, no presidente? Sì. Allora, diciamo che la selezione viene sempre considerata attraverso un'autocertificazione che viene consegnata dagli interessati. Però la cosa che prende valore in questo caso qua è il calcio giocato. Da qualche anno a questa parte vengono fatti i corsi invece considerando l'attestato CONI, che è quell'attestato che viene preso, diciamo, attraverso un paio di settimane, due o tre settimane. Erano i corsi CONI fisici che davano 6 punti, esatto. E non si fanno più. Adesso, con quei 6 punti, diciamo, c'era molta certo, possibilità di accedere all'UEFA B. Faccio un esempio, il paradosso. Quando per giocare in terza categoria, il punteggio di un anno di terza categoria è 0-1. Vuol dire che per avere 6 punti uno doveva giocare 60 anni in terza categoria. Mentre per accedere al CONI, l'attestato CONI, era in riferimento a una presentazione di domanda presso la federazione. Perciò poteva entrarci anche persone che praticamente non avevano mai giocato. Non giocato a calcio. Allora, se poi consideriamo che ora, se uno gioca in eccellenza prende un punto, ok, e se giochi in promozione 0-7, c'è da valutare che in Serie A uno prende 4 punti. Perciò di conseguenza un anno in Serie A 4 punti. Un attestato CONI 6 punti. C'è un po' di... c'è qualcosa che... Sì, è stato eliminato, però nel frattempo questi corsi qua hanno permesso appunto ad avere una valutazione in più in riferimento a molta gente che ha giocato, okay, rispetto a molta gente che ha giocato, e ci siamo trovati con tanta gente che faceva punteggio con l'attestato CONI e con la laurea. Con l'amministrativo. La laurea. Michele, scusami, ti interrompo un attimo, è interessantissimo il discorso. So che avevi nella locandina un logo da ricordare, sì, ecco, che tu spiegassi appunto se possiamo inquadrare l'immagine dell'avvenimento del 19 dicembre. Allora, vai pure Michele, vai sì, pure. Allora, abbiamo pensato di evidenziarlo con un uomo solo al comando, perché praticamente l'allenatore quando vince... fa un po' ridere, ma comunque quando vince sul carro del trionfo salgono tutti. Ho sentito nei miei anni che ho allenato, certo, c'era anche il magazziniere perché tirava fuori la muta di maglie che portava bene. E anche veniva fuori quello che tagliava l'erba perché l'aveva tagliata sulla misura che era quella precedente. Veniva fuori anche il magazziniere 10 anni. Però l'alibi alla fine è sempre
l'allenatore che alla fine, se le cose non vanno bene, va, paga di paga, paga. Allora abbiamo pensato di mettere questo come immagine. Vero Presidente, più nel male che nel bene, sì. Perché quando vince non è mai merito, sì, del mister, esatto. Quando perde è prima, sì, a saltare lui. Esatto, oh, e perciò abbiamo pensato proprio di mettere questa, questa immagine, definendolo appunto un uomo solo al comando praticamente. Anche in caso di vittoria dovrebbe essere così. Di, sì, è anche così, è anche così. Dimmi Giampiero. Dovrebbe essere. Anche no, 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 va bene, sono d'accordo con quello che dice Michele, perché in effetti quando si vince ha vinto la squadra. Quando ha perso, sì, la perso. Squadra è colpa dell'allenatore. Tommaso, tu avvalori questa tesi? Questa... Sì, io valoro, ma volevo un attimino riagganciarmi un po' a quello che diceva prima Paolo. No, io Paolo diceva prima, permetto di darti del tu Paolo. Devi, assolutamente, ci mancherebbe. Una cosa molto veloce, nel senso che lui diceva: io sono un allenatore che forse non bravo per i settori giovanili perché credo alla vittoria, quella che è. Io credo invece che ognuno di noi possa essere importante in qualunque squadra alleni, che alleni in una prima squadra o che alleni nel settore giovanile, soprattutto perché i valori che si vogliono trasmettere sono dei valori veri. Per cui il ragazzo acquisisce attraverso queste competenze, che poi si trasmettono anche attraverso delle figure trasversali come quella dello psicologo o quella di altre figure come possono essere i preparatori o quant'altro, ma in particolar modo gli allenatori, si valorizza questa cosa di una vittoria che non è fine a se stessa, ma che acquisisce molto di più, e credo che questo possa essere portato. Quindi volevo sfruttare il fatto che possa non essere bravo, ma sicuramente può dare anche magari avendo un'idea o comunque portando anche un punto di vista diverso, che questa sera probabilmente spero che abbiamo passato, si possa fare valorizzare molto di più quello che è. Avete passato parecchi concetti, Tommaso, validi, noi siamo stati molto contenti e ringraziamo. Ci tenevo a dire una postilla, che il Presidente, proprio una cosa molto veloce perché vedo che i tempi sono molto veloci. Noi proprio a proposito di questo abbiamo concretizzato questa cosa nella valorizzare proprio la figura del bambino all'interno, grazie alla collaborazione che il Presidente ha avuto, grazie alla nostra presenza dei psicologi dello sport, grazie anche al CISPAT che concretizza queste cose, abbiamo creato quello che è stato il primo torneo creato in Italia, che si chiama EduTrophy, il torneo del silenzio, dove si è creata un'atmosfera reale. I ragazzi venivano già da casa con un punteggio predeterminato di valori di 300 punti e potevano solo perderli attraverso l'atteggiamento e comportamento non solo degli addetti lavori ma anche dei genitori o quant'altro, per cui si è creata una situazione surreale dove il condizionamento probabilmente pregresso di alcune informazioni che hanno state portate hanno portato ad una cosa molto importante. Benissimo. Il risultato non è stato valorizzato da nessuno, ma ciò che è stato valorizzato è stato quello che si è creato poi sul campo. Bravissimo Tommaso, grazie, ci avete dato una serie di nozioni veramente interessantissime, veramente non basterebbero 2 ore. Andiamo con i tabellini, veramente abbiamo avuto tanta qualità questa sera. Abbiamo, vai Paolo, andiamo la seconda, Paolo, seconda con la categoria. Seconda autoscuola Loris. Benissimo, seconda categoria, girone G. Sì, girone G, 12ª giornata, c'è la vittoria del Sant'Anna ad Arsie, la vittoria scoppiettante del Tezze su Brenta, purtroppo sull'Olimpia 3-0. E diciamo una vittoria esterna del San Pietro Rosà contro il Transvector, pareggia e in casa. La classifica, e la vediamo la classifica. Ecco, il Sant'Anna, vediamo che ha 28 punti insieme con l'Eurocalcio. Anche qua la zona UEFA esiste molto molto ristretta, perché anche qua 2 squadre se ne stanno andando. E la nostra Olimpia, Giampiero, purtroppo ha 5 punti dura, da fanalino, anche se in compagnia è purtroppo dura. È dura. Continuiamo con la seconda, Flavio Gome, dell'amico, ecco, Flavio. Ecco qua, diciamo che qua Giampiero, il tuo Bagnoli. Mio Bagnoli, il nostro, abbiamo fatto una scommessa, purtroppo piccola battuta d'arresto, diciamo che il Bagnoli pareggia con un Petoraz e il Rosolina, sonora sconfitta, purtroppo sai che ci tenevo a dirti 3-1. Il fanalino di Fanalino, Fona, esatto. Bagnolo riesce a portare via un punto. Andiamo punto, con la classifica. Sì, vediamola, eccola qua la classifica. Il Bagnoli, ecco. Purtroppo il pareggio si ferma a 26 punti. Si accorcia un po', si accorcia molto. Ecco qua, diciamo che diciamo che si alternano tra Rosolina, Crespino Guarda, Frassinel a fare da spalla per portare comunque via. Comunque la nostra Padovana è ancora tiene, lì in alto. Tiene contro tutti. Andiamo, sì. Continuiamo.
l'Auto Davis e l'amico Silvano. Ecco, continua la marcia trionfante, diciamo, dell'Esedro dopo un avvio difficile, una buona vittoria sul Cervarese, un Brentella che perde fuori casa, insomma, non era facile andare a vincere là, però insomma perde con onore con un 3-2, un Montà finalmente che fa un buon dei bei tre punti. E diciamo che quel Valsugana, anche lui, muove un po' la classifica con un pareggio. Andiamo con la classifica. Ecco, la Curterolese a 30 punti, l'Esedro Don Bosco a ridosso. E anche secondo me queste due qua, seppur che hai ragione Giampiero, come all'inizio il Brentelle, non mollerà l'osso, no. Soprattutto per la zona UEFA. Continuiamo con il secondo girone di mani in arredo dell'amico Ugo. Ecco, l'Atletico Noventano un pareggio, fa un pareggio diciamo dopo diverse sconfitte. E seppur col cambio dell'allenatore l'Atletico 2000 perde in casa con il scontro Lions Villanova con De Vigo, scontro di vertice, esatto. Vince il Lions. E una sorpresa veloce, il Ferri vince 5-2, era un po' che non vinceva forse. Vediamo la classifica. Vediamo la classifica, sì, San Martino ormai scappa e penso che hanno preso un paio di giocatori che faranno la differenza. Bene. E vedremo l'Atletico 2000, ricordati Giampiero che non lo vedremo più. E il Ferri aggancia il Vallonga. Esatto, il Vallonga, sì. Fadalino. Andiamo, Banzo Antonio, ecco, il vostro amico Giampiero. Qua abbiamo fatto la giornata di medicare la testa contro i Colli Ugani, vabbè, e diciamo che una vittoria del CUS a San Giuseppe d'Abino davano esterna. Il Torreglia una buona vittoria contro la Novegenza. Anche qua vediamo la classifica. Andiamo alla classifica, attenzione! Come dicevamo prima, quattro squadre al vertice e la zona UEFA praticamente potrebbe essere smantellata all'improvviso perché con una vittoria di qualsiasi delle anche prime lo quattro, Spes Poiana che ne ha 22, esatto, sì. Può dire la sua. E il deserto, insomma, ecco, Trincanato insegne, seconda categoria girone N. Qua siamo nel veneziano, ma se il presidente vuole aiutarci a commentare lui. Vigonza, Corsaro, vediamo ancora, presidente, commentavamo altre volte di risultati eclatanti, 5-0, 6-0, 7-1 abbiamo visto. Diciamo che non dovremmo vedere. Se vuole commentarlo lei, presidente, se vuole. Andiamo con la classifica e sentiamo la classifica. Guarda la classifica. Io so a Zianigo chi c'è. So che è andato un allenatore che veniva dalla promozione, è sempre stato abituato a vincere, Vio Stefano. Perciò diciamo, non so. La squadra ben formata, è ben formata, sì, tutte veneziane, tutte veneziane. Le nostre due padovane mancano, attenzione. Diciamo che il Vigonza lotta per la retrocessione, mentre San Fidenzio, dai. Io penso Zianigo finale. Bene. Andiamo con l'ultimo girone, Recensi Innovation. Ecco. Attenzione, pareggio del Frate Arrio. Del Frate Arrio, sì, un pareggio quello là. Il Condor sempre più vola sempre di più, anche perché se vediamo la classifica e Massanzago, vediamo la classifica con la vittoria si porta in vetta, seppur che diciamo nella ristretto da un Sima Piave cortissima. Calanta, direi Giampiero, classifica da zona UEFA, non nessuna. Siete stati bravi, di più, rapidissimi. Prima di andare in pubblicità, in questi giorni compie anni la signora Rosanna di Padova. Auguri e saluti al marito Giorgio, nostro simpatizzante. Possiamo andare in pubblicità. Commercianti.at, la città di Albignasego, vi aspetta per festeggiare il decimo Natale insieme. Domenica 11 dicembre, negozi aperti, bancarelle, mercatini natalizi e animazione tutto il giorno. Zampognari, sbandieratori e Luna Park per il divertimento di grandi e piccini. Domenica 11 dicembre, in Piazza del Donatore nel pomeriggio, il gran concerto del coro gospel Up. Non mancate domenica 11 dicembre. La città di Albignasego vi aspetta al decimo Natale insieme. L'impresa funebre Alibardi di Gianni e Franco è presente dal 1948 nel settore delle onoranze funebri. Offre quindi il massimo dell'esperienza necessaria nell'organizzare qualsiasi servizio funebre. Sarete assistiti da un personale qualificato e serio che vi aiuterà a scegliere la soluzione migliore per voi e per la persona che è mancata, rispettando il delicato momento. L'agenzia garantisce la propria assistenza e consulenza 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, per pratiche e servizi di onoranze funebri su tutto il territorio nazionale.
L'impresa funebre Alibardi è a Noventa Padovana in via Valmarana 20 con telefono 049 62 52 78 oppure a Padova in zona Arcella in via Bonazza numero 75 con telefono 049 60 41 70. www.alibardiimpresafunebre.com. CAPA, Consorzio Revisione Veicoli, opera da più di 10 anni a Padova in via San Marco 47, in quartiere San Lazzaro, zona IKEA. CAPA fornisce un servizio altamente qualificato e professionale per la revisione dei veicoli, motoveicoli e anche tricicli. Il consorzio è costituito da più di 20 imprese artigiane appartenenti al settore delle autoriparazioni che si sono unite per garantire alla propria clientela, oltre al servizio di revisione, anche un'attenta e meticolosa messa a punto dei veicoli. CAPA, Consorzio Revisione Veicoli, fornisce anche un efficiente servizio di noleggio auto. Per informazioni su tutti i nostri servizi 049 80 78 411 oppure tramite il nostro sito internet www.caparevisioni.it, mediante il quale è possibile effettuare la prenotazione della revisione anche online. Per fortuna a Padova c'è il CAPA. Promi Stamp di Meneghello e CSNC, specializzata nella produzione di accessori per abbigliamento, calzature e pelletterie. Una grande struttura all'avanguardia con oltre 20 anni di esperienza per la creazione di gadget, portachiavi, oggettistica e articoli di ogni genere. Alla Promi Stamp, quando nasce un'idea, si sviluppa, cresce e il prodotto finito si concretizza in un vero e proprio gioiello di bellezza. La Promi Stamp, con un proprio ufficio di progettazione formato da tecnici altamente qualificati, è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di mercato. Macchine e attrezzature tecnologicamente avanzate, con il personale preparato in tutti i reparti, fanno della Promi Stamp di Vigonza una moderna azienda a livello nazionale. Il fiore all'occhiello con importanti realizzazioni di marchi e firme prestigiose a tiratura illimitata. Promi Stamp, in zona artigianale a Peraga di Vigonza, Padova. Telefono 049 89 33 051. In questo periodo di incertezza economica e di stravolgenti cambiamenti, diventa fondamentale crearsi tutele e certezze. Noi della Voltan Assicurazioni, del gruppo Unipol SAI, possiamo garantirti soluzioni efficaci per salvaguardare i tuoi beni, crearti una pensione e per proteggere la cosa per te più preziosa, la tua famiglia. Voltan Assicurazioni, le agenzie vicine a casa tua. Rivolgiti con fiducia nei nostri uffici di Albignasego, Legnaro e Piove di Sacco, professionisti da mezzo secolo. Direttamente a casa vostra, le informazioni utili, i suggerimenti, i consigli degli esperti e le novità del settore. Divani d'arredo. La società Divani d'arredo di Torniero e Zenzolo nasce nel 1996 dall'esperienza ultradecennale dei soci Torniero Ugo e Zenzolo Luca. Nel corso di questo decennio, la società, pur conoscendo una continua fase di espansione, ha saputo mantenere tutte le qualità tipiche di un'azienda artigianale. Qualità del prodotto, cura dei particolari, servizi connessi alla vendita dei prodotti, consegna, montaggio, assistenza, creazione su misura. Tra le peculiarità della Divani d'arredo si ricorda la produzione di divani con il metodo Capitolé o la riparazione di poltrone e complementi d'arredo di carattere storico. Alla Divani d'arredo, la soddisfazione delle esigenze dei clienti è motivo di vita della stessa società. Un consiglio da non perdere. Divani d'arredo, una garanzia assoluta in casa tua. Una firma prestigiosa per sempre. Divani d'arredo, solo a Campo San Martino, Padova, in via dell'Artigianato 23. Telefono 049 96 30 866. Aperto anche il sabato pomeriggio con speciali offerte su tutta la merce in esposizione. Autolavaggi Tris, una sicurezza per la tua auto. L'azienda svolge attività di lavaggio auto e self-service ad Albignasego, Padova e Piave di Sacco. Self-service e box fai da te, unici ad avere 3 fasi su 4 ad acqua calda. Gli impianti dispongono di aree aspirazione e vendita di prodotti in self-service. Per la pulizia d'interno auto si usano esclusivamente prodotti di alta qualità Mafra. Autolavaggi Tris, nuovo e grande il tunnel dotato di spazzole antigraffio e con speciale trattamento di lucidatura. Affidati agli autolavaggi Tris dei Fratelli Viale, centri benessere per la tua auto, nei punti di Albignasego, Statale 16, Piove di Sacco dietro il centro commerciale, a Padova via Po, uscita autostrada Padova Ovest. Autolavaggi Tris, e anche la tua vecchia auto ritorna come nuova. Siamo in dirittura d'arrivo, un quarto d'ora circa, molto scarso come si evince dalla regia.
Andiamo con i tabellini ancora. Ecco, ecco, vediamo la giornata dopo. Michielotto Gomme, eccellenza. Qua diciamo una Piovese che gioca in casa contro Leodari e un Pozzonovo che deve assolutamente riscattarsi col Caldiero. Bel Fiorese, Cerea per il titolo, zona UEFA e Villafranca. Cartigliano, zona play-out, 3 punti pesantissimi per non essere risucchiati. Molto bene. Andiamo. Eccellenza, girone B. Qua adesso Milano. Vediamo se continua la rally strana con la vittoria e il, diciamo, il Treviso contro il Via Piave. Saonara, Villatola, che va a Porto Mansue per continuare e rimanere nei quartieri alti. E San Donato, Borgonico, sconto di centro classifica. Andiamo in promozione. Girone Inter, Flora. Ecco, abbiamo l'Arcella che probabilmente, insomma, ha una partita importantissima in casa e un Mestrino che va a giocare contro un Badia Polese. E il articolato Campigo, già quasi uno spareggio per evitare la zona play-out. Benissimo. Andiamo in prima categoria, sacrificio marcato. L'Atletico conserva e gioca in casa col Porto Tolle, un nuovo Monselice stroppare e Papozzi la Rocca, in palio punti pesantissimi anche qua per la zona play-out. Andiamo, prima Zanoni, fissi dell'amico Florio, vai Paolo. Il Due Stelle deve riscattarsi assolutamente da un Campetro Save della domenica. Uno Janus contro una Legnarese e vediamo se il Maserà. E Maserà e Bignasico, certo. Derby. Andiamo con la, continuiamo l'ultimo giro di prima Beto Menta, l'amico Romeo. Il Montinello Nuovo contro un Città di Paese. Penso che mi stai fregando. No, io non le ho scritte, ma le sto ormai. Centro classifica. Sì. Andiamo con le seconde. Sì. Seconda categoria Autoscuola Loris dell'amico Loris. Allora io direi qua Santa Croce Arsier. 3 punti in chiave zona UEFA, partitissima. E continuiamo con il girone Flavio Gomme. Attenzione, vai Paolo. Beh, qua un Bagnoli Caccio che deve riscattarsi al pareggio a Caemo se vuole continuare la corsa. E un Rosolina che va a giocare a Granzette. Canal Bianco Bosano, io ci metto, che è interessante. Molto bene. Proseguiamo. Girone Auto Davis, ecco, ne ho due. Vai Paolo. Io ne avrei due anch'io. Io avrei un Brentelle, soprattutto contro una Seta Don Bosco. Vai, si punta in alto qua. Avrei quel Sacra Famiglia che va a giocare a Milano. No, io invece già ne ho anch'io una salvezza. Punti in palio proprio. Bene. In chiave salvezza. Andiamo e proseguiamo con il girone Divani in Darleno. Beh, qua non ci sono partite top. Ah, te ne do una io. Paolo. Da Codevigo, cioè. Cartura Nuova San Pietro. Cartura ha fatto un'ottima vittoria. Va a vincere, sì. Per okay. Continuare la corsa alla meta. Sono curioso di un'altra. Casalse Lugo, Cristoforo Colombo. Mamma perché Casalse Lugo sta perdendo ultimamente. Mamma punti mia. Bene, continuiamo con il girone di Trattoria al Bosco, l'amico Gian Pietro. Io qua Montegotto Terme Nova Gense. Io voglio vedere la reazione della punti testa a Torreglia in chiave salvezza e Colli Ugani, sì. Bassa Padovana, attenzione per continuare a sperare nella corsa per il titolo. E continuiamo con Trincanato Insegne. Vai Paolo. Beh, San Fidenzio va a giocare a Gazzera Olimpia e quel Zianigo San Martino. E qua in onore partite dei nostri ospiti io ci metto Milano San Benedetto, certo, San Benedetto, che non è l'acqua, ma sapremo chi delle due potrà puntare per al salto diretto. In categoria, in prima categoria. Ricordiamo il Vigonza. Vai con l'ultimo girone, Paolo. Ecco, il Condor gioca in casa Condor una partita col Massanzago. È una partitissima, sì, di cartello. E il Bessica Olmi di Callalta, anche quella. E io invece voglio essere vedere se il Frate finalmente avrà una prova di maturità, di continuità. Perché infatti, secondo me, può addirittura vincere e fare vincere e andare direttamente in prima categoria. Certo, certo. Bene, abbiamo concluso con i nostri. Siamo stati rapidissimi, bravissimi. Sì. Abbiamo un appuntamento, Giampiero, hai una festa da ricordare, una delle tante. Invito qua l'amico Henry di fare un primo piano perché è un appuntamento importante in quello del palazzetto dello sport di Gresignano. Di gioco aspettando il Natale solidali giovedì 8 dicembre un torneo junior di calcio 5 femminile ma soprattutto un amichevole di calcio 5 tra due società con ragazzi portatori di handicap l'Anfas Treviso Calcio contro il Patavium Special Team al termine anche una quindicesima di gloria fra ragazzi speciali contro il gruppone junior e senior ricordo ingresso gratuito, offerta che andrà proprio
tutto in beneficenza. Ci sarò anch'io, ci sarà anche l'ex presidente del Calcio Vicenza, Fernando delle Carbonare, e altri un po' personaggi del mondo del calcio. Un appuntamento importante, ringrazio 8 dicembre alle ore l'amico 15. Bonetto e il sindaco Lotto di Grusignano, sempre disponibile proprio sempre per questi presenti, appuntamenti sempre sul sociale. Grazie. Perfetto, io passerei ancora la palla a Paolo, siamo in addirittura d'arrivo. Paolo, hai qualche bomba di mercato? No, non ne do, perché ci sono dei movimenti, quelli che ci sono dei movimenti sono poco interessanti. E c'è, guarda, in diretta prima abbiamo avuto una telefonata che, se va in porto, questa è un'ottima notizia. Io direi come radio scarpa. Beh sì, ok. Hai finale di Napoli-Inter, no? Beh, guarda, sempre 3-0, però io lascerei la parola al presidente. Sì, siamo proprio e a Tommaso, se hanno qualcosa, esatto, da dire, sì, che magari noi non abbiamo chiesto, anche perché sì, insomma, penso che sia, ci hanno illustrato molto bene. Allora, stasera volevo soffermarmi se proprio due secondi, certo, per quanto riguarda il nuovo mandato. Volevo ringraziare soprattutto i consiglieri di questo nuovo mandato dell'AIAC, perciò Tommaso Franzoso che è qui con me, Enrico Rosa, Luigi Gallicioli, Matteo Busetto, Massimo Scarpa e Matteo Scutari, che faranno parte della mia squadra ancora per quattro anni. E naturalmente volevo prendere velocemente anche dare un saluto a chi ci sta dando questa opportunità di fare questo evento, perciò tutto Calcio Spinea, Equilibero, Sara Divisioni Ala, Marco Semenzato, Mediolanum di Chirignago. In particolar modo volevo salutare appunto Alessandro Piovesan per la bellissima festa che hanno fatto ieri sera col Calcio Venezia, è una fondazione che praticamente ha devoluto la serata in beneficenza. Naturalmente il Restauro del Colore, che è un'azienda qui di Padova, i Fiori di Tilde Fioreria, Al Quadrante e LIS, tutte persone che ci stanno dando una mano affinché questa serata, questo evento possa lunedì 19 dicembre, presenti le telecamere di Caffè TV 24. Concludiamo ancora, passiamo però ancora a Tommaso, se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, io volevo aggiungere la vostra una cosa, presenza veramente di qualità. Prego, io prego. Sono qui in rappresentanza di tutti i miei colleghi consiglieri che siamo qua, e di questo volevamo in diretta, diciamo così, ringraziare il presidente della fiducia che ci ha dato in questo nuovo mandato, e soprattutto perché sappiamo e crediamo nei valori che stiamo costruendo tutti assieme, perché siamo un team ben formato e soprattutto volenteroso di crescere e soprattutto di portare innovazione all'interno del calcio, che in questo momento qua avete portato tante belle cose questa e sera. Quindi volevamo tanti ringraziare il presidente Marton per quello che sta facendo e per quello che faremo insieme, ecco, questa, certo, cosa qua da parte di tutti noi. Grazie veramente. Abbiamo proprio 2 minuti, 120 secondi in chiusura, abbiamo ancora Giampiero Piccoli. E ringrazio voi, ecco. No, grazie Tommaso, grazie a voi. Io ho uno sgombro importante a Scala, il più antico comune della costiera amalfitana. Si è concluso il torneo di bocce a coppia. Attenzione, 38 coppie partecipanti. No, è importante, ho parecchi salernitani e dalle parti della costiera amalfitana. Quindi vincitore il primo premio, mio cognato, attenzione, Pantaleo Fasanelli in coppia con Daniele Amato, ha vinto il titolo. Poi mi aspetto domani Pantaleo Fasanella. Proprio un nome veramente, no, 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 no. E poi appuntamento domani, attenzione, all'hotel Russot Hotel ex Ramada a Messe per le votazioni per il nuovo delle cariche al direttivo Veneto, che rimarrà in carica per 4 anni. Allora, veramente 20 secondi, salutiamo Michele. Ciao Michele, grazie. Grazie a voi, grazie a voi per la serata. È stata veramente una bellissima serata. Tommaso, ti ringrazio ancora per la moltitudine di concetti che ci hai regalato. Ringrazio te, Giampiero. Ringrazio il mio opinionista, nonché allenatore in doppia veste, Paolo Falferri. Grazie Paolo. Grazie a te Marco. Io saluto tutta quanta la comitiva qui in studio, Harry che ha portato veramente molta pazienza con me questa sera. Appuntamento a venerdì 9 dicembre, ore 21, conduce il re del panettone Agostino Motta. Grazie, ciao, buonasera a tutti.
Questo appuntamento vi è offerto da Già che ci sei. Il nome nasce per caso da una battuta tra amici. A Cartura, in provincia di Padova, ora una cucina che profuma di ambiente familiare. Già che ci sei, un'attività che si tramanda di padre in figlio. La signora Claudia con il signor Settimo ed il figlio Enrico vantano infatti una esperienza trentennale nella ristorazione. La vera passione è onorare le materie prime, dal pesce l'occhio attento su tutte le specialità, dai spaghetti allo scoglio al risotto nero di seppie, dal pesce fritto alla paella. Ah, già che ci sei, tante nuove idee per realizzare gustose ed originali pizze, rigorosamente sfornate dal forno a legna. Al ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, se arrivi in atteso, mangerai bene. Se prenoti, sarai trattato da re. Chiama dunque allo 049 955 6070.